Vediamo rapidamente come andiamo sui primi livelli. Hai avuto difficoltà in questa lane, nei primi livelli? No, non necessariamente. Perfetto. Ok, allora attento a cercare di prendere un ranged con la tua Q. È molto difficile perché tendenzialmente stanno fuori dal tuo range e la tua Q la vuoi utilizzare soprattutto sul support avversario, invece di Ok. cercare di prendere la di carry, solamente se è un melee. Ok, se entrambi sono ranged, molto meglio partire con la W così puoi buttare via qualcuno se minacciano la tua di carry e addirittura Quindi come puoi, prima skill alzo la W. se sono due ranged, sì. Se sono entrambi Se sono ranged. Perché non c'è uno scenario realistico dove tu avresti un nemico in range di Q, giusto? Ci sarebbe solo se questo è investi molto il flash, interessante. però non è utilissimo fare flash Q a livello 1. Invece con la W hai modo proprio di buttare via qualcuno, soprattutto se minacciano il tuo Jhin, o puoi anche negare del farm al nemico. Ok, questo è un trucco un po' più carino, se vedi un paio di minion bassi che lui vuole la slittare, ti metti qua, lo spari via e li perde entrambi. Sono, diciamo, piccoli, piccoli trucchi. Ok, la tua Q contro Nautilus la vogliamo tenere generalmente quando succede questo. Quindi lui ti grabba, tu istantaneamente tiri la Q, guadagni l'aftershock, lo butti in aria e gli fai del danno. Considera anche che lui ha una runa un po' strana dove non guadagna l'aftershock quando ti grabba, quindi lui è super morbido qua. Se noi lo noccappiamo e gli diamo uno o due auto subito dopo e Jhin ci segue, magari glielo pinghiamo, in questo momento lui perde un bel po' di HP. Quindi deve sprecare la prima pozione così. Invece qua purtroppo non abbiamo la Q, quindi veniamo puniti abbastanza. Quella ho buttata. È un po' un peccato, sì, un po' un peccato. L'altra cosa da notare è che noi qua abbiamo fatto il livello 2 per primi, ma non l'abbiamo sfruttato. Ricorda che quando uccidi il minion che dà il 2, oppure Jhin che lo uccide per te, tu devi essere pronto ad ingaggiare. Perché Mi se sembra sbagli che fai. qua lo sfrutto, però un po' tardi. Me Ok, ne sono attento perché accorto a dopo. breve anche loro fanno il 2. Quindi in quel momento non è più un vantaggio se voi siete al 2 e loro sono al 2. Quindi cerca di pensarci un pelo in anticipo quando ancora siete all'1. Dici ok, con questo minion qua facciamo il 2, io già mi preparo ad aggredire. Quindi puoi anche letteralmente laschittarlo da sopra e partire subito di combo. Perché qua Lucian livello 1 non può dirti nulla. Letteralmente non può dirti nulla. Per caso i ping sono attivi nel replay? E si vedono dalla minimappa. Quindi se c'è un ping lo vedi usare in minimappa, non lo vedi sul Rift. Ok, Capito? tipo qua c'è il ping che vuoi ingaggiare. Vedi che c'è la freccina. Forse lo vedi un po' male perché c'è anche la qualità di Discord in mezzo, però c'è proprio la freccina azzurra in botta, quindi suppongo sia tu che dica Sì, chi ti infatti vedi. poi avevo detto che stavo ingaggiando. Ok, perfetto, molto bene. Qua possiamo insistere, sai? Purtroppo fanno il 2 in quel momento, vuol dire che Lucian può sbloccare il dash. L'avessimo fatto prima, non avrebbe avuto accesso al dash. Ok, vedi qua fa il level up, quindi può prendere anche il dash. L'engage è davvero ottimo. Una cosa che possiamo fare in questo caso, dato che l'engage è molto buono, è insistere, quindi metterci alle spalle di Lucian e cercare di seguirlo. Se ti ricordi, abbiamo anche parlato del fatto che investire un flash ai primi livelli può avere davvero tanto valore. Quanto c'ho l'ex flash? Esatto, tanto tu hai l'X-Flash e se noi qua, poco prima, quando facciamo il 2 con questo minion, invece di camminare indietro, camminiamo avanti, lanciamo la Q, flashiamo e buttiamo lui indietro, in questo momento diventa Morto. molto più probabile che muoia. Esatto, perché anche con le Summoner Up e tutto il resto non può scapparci. L'altra cosa è che quando noi qua facciamo la combo possiamo andargli un pochino alle spalle. Ci aspettiamo che lui salti via, quindi ci mettiamo un po' più avanti, gli diamo un'auto, ci mettiamo un po' più avanti, gli diamo un'auto. In questo caso non dobbiamo per forza ucciderlo, basta portarlo abbastanza basso da farlo uccidere con un flash di Jhin. Se poi Jhin decide di non farlo, cavoli suoi, ok? Noi l'occasione gliel'abbiamo data. Invece qua, diciamo, ci accontentiamo in un certo senso di questa auto e quindi qua non facciamo nient'altro, invece di posizionarci già alle spalle di lui, così anche se dascia via, gli siamo comunque addosso. E è un po' un peccato perché se vogliamo fare una combo e basta, risparmiamo l'ignita. Se invece vogliamo fare un all-in, investiamo l'ignita. Quindi qua abbiamo fatto due cose opposte: abbiamo messo l'ignita, ma abbiamo disingaggiato subito dopo la combo. Ah, ok. Quindi Ok? se faccio Ignite devo andare fino in fondo. Non so tutto dove, però fino in fondo. Esatto, vuol dire non tunnellare. Se ti accorgi che qualcosa non è andato e così via, allora lì ti ritiri e dici: vabbè, ho sprecato un cooldown di questi cavoli.
Nel momento però in cui tu fai l'engage, devi valutare se è un engage dove stai andando fino in fondo e quindi metti l'ignata e gli vali alle spalle, oppure se è solamente una mini combo e gli fate più di metà vita e poi al prossimo engage lui ci muore. Ok, vanno benissimo entrambe, basta che tu sia d'accordo con te stesso su quello che stai facendo. E qui, quando noi abbiamo continuato su Nautilus, avessi tenuto più controllo i miei cooldown, molto probabilmente non sarebbe morto, perché si è avvicinato. Sì, sì, sì. Avevo di nuovo la bomba. Esatto. Un errore che ha fatto Lucian è che non ha calcolato nella sua testa la tua Q e la tua W, e quindi si è avvicinato quando tu e Nautilus vi stavate dando dei colpi, quando in realtà a te stavano tornando i cooldown, quindi lì potevamo utilizzare questa info e ingaggiare subito dopo. Ci poteva stare, però non è troppo grave. Questa Q purtroppo non ci stava, penso fosse un tentativo di combattere. Sì, sì, è andato a partita. Ok. Ok. Buono, questo positioning è davvero buono. C'è un piccolissimo problema che si chiama jungler nemico. Ok, perché sennò la botlane sarebbe divertente, giusto? Senza mai il jungler. Invece in questo caso, quello che vogliamo fare è, dato che siamo già sulla terza wave, quella dove i jungler gankano, vogliamo per forza mettere visione. Ok, ricorda, su prima e seconda wave sei libero di fare quello che vuoi. Quando sta arrivando la terza wave, quella col cannoncino, noi abbiamo bisogno di guardare almeno un pochino più in qua, per vedere se il jungler nemico è in posizione. Perché se qua c'è il jungler e tu ingaggi, il jungler esce, tu ti ritrovi overesteso e neanche il flash ti può salvare. E Jin non può seguirti sulla kill, se non muore anche lui. Quindi è molto importante cercare di ottenere queste informazioni. Ok, questo andava molto bene. In realtà un piccolissimo dettaglio, perché l'engage va bene, un piccolo dettaglio è che noi siamo super vicini al livello 3, e di nuovo, se qua facciamo l'engage con noi col 3 e loro con il 2, vinciamo. Quindi qua abbiamo davvero bisogno di un paio di istanti in più per riuscirci. L'engage va comunque bene. Di nuovo qua un'altra situazione dove tu puoi fare Q-flash e buttare indietro Lucian invece di fare la combo e basta. E purtroppo senza lei e con la W di Jin che viene intercettata da Nautilus invece di andare su Lucian, purtroppo sì, non abbiamo abbastanza per fare la kill. Li prendiamo lì, va comunque bene. La cosa è che qua prendiamo un bel po' di danno in ritorno, ci costa addirittura il flash, e è sempre un peccato quando siamo costretti a flashare a difensivi, perché il nostro flash offensivo è super. Io l'avevo pingato il jungler. Ok. Ok, attentissimo a fare questi engage. Perché se Kayn è un filino più bravo a pulire la giungla, ti assicuro che è già qui. Invece qua magari ha perso un attimino, non ha finito di uccidere le red qui, non ha finito di uccidere i lupi qua, magari ha cancellato un paio di auto. Qualunque cosa sia, è arrivato troppo tardi, però teoricamente un jungler in questo momento dovrebbe già essere in zona. Ok, quindi attento, perché qua rischiavamo di morire proprio istantaneamente. Invece ci ha messo un pochino ad arrivare, quindi arriva quando non siamo più in sua range, e quindi l'unico che è in pericolo a questo punto è solamente Jin, costretto anche lui a flashare. E è davvero un peccato questo, perché è una lane che stiamo vincendo di skill, giusto? Abbiamo capito meglio il matchup di loro, abbiamo fatto degli ottimi engage, stiamo giocando correttamente il 2v2, però dato che ci siamo dimenticati il dettaglio della visione al fiume, finiamo per essere puniti noi, adesso siamo noi quelli che hanno uno svantaggio in summoner. L'unica che ci è rimasta è Liad. Ok, qua sono loro a affrontare un engage che è un po' strano, perché sono messi abbastanza male, e Jin è full vita. Quindi qua si ci flashano addosso, tu qua fai la combo, perfetto. Qua non c'è moltissimissimo da dire, perché punisci molto bene l'errore di engage da parte di Nautilus. Ok. Ho aiutato a pushare. Esatto, bravissimo, sì sì, ho visto. Hai aiutato a pushare, questo vi permette di recallare. Ora loro come la pushano? Qua la pushano male. Vuol dire che qua non solo voi recuperate tutto questo farm, in più loro perderanno questi minion, perché non rimarranno in vita, e addirittura qua si potrebbe frizzare la wave. Ok, tu e Jin potreste frizzare. Raga, in chat glielo chiedo se voleva frizzare, ma non mi ha risposto. Ok, ok, sì sì, l'importante è che tu lo sappia, tutto qui. Se poi lui decide di pusharlo, chiaramente è lui che lo decide. Però teoricamente, ah perfetto, ok, sì sì, qua possiamo negare qualche minion in più. In generale, comunque, se finché tu lo sai e sai come funziona, sei a posto. Poi se il tuo adicare decide di pushare lì, sono tra virgolette cavoli suoi. E, ok, qua mettiamo la control, molto bene.
Stavolta andiamo a mettere Word, ricorda che se puoi, se ne hai l'occasione, vuoi mettere le Word migliori possibili. In questo caso... E davanti al drago, non dentro il drago. Esatto, questa Word qua ci fa solo vedere se qualcuno fa il drago e non ci fa vedere altro. Questa Word qua è a metà cespuglio invece di essere nell'angolo più alto. Quindi teoricamente queste due stesse cariche potevamo mettere una un po' più alta, una molto più avanti in modo da vedere il drago, ma vedere anche tutto questo passaggio, in modo da avere tante informazioni in anticipo su cosa fanno i nemici. Più è a sinistra di questa cespuglia, più ti dà informazioni in anticipo. E a volte quel secondo o mezzo secondo che sia può essere la differenza tra Jin che muore oppure voi che riuscite a salvarmi. Ciao. Ok, perfetto. Qua abbiamo la fin zona, in realtà mid. C'è stato un gank di Talia, quindi mi sono molto avanti, e lui decide che è un buon momento per il drago. Quindi il nostro compito qua è tenere impegnata la botta e impedire loro di andare a rovinare la vita d'Olaf. Non dobbiamo necessariamente aiutarlo, poi dipende dal campione, alcuni fanno fatica a buttare giù il drago, quindi hanno bisogno di una mano. Olaf invece davvero si diverte coi draghi, non ha bisogno di nessuno. Quindi in questo caso l'unica cosa da fare è impedire che Lucian e Nautilus si spostino, e quindi possiamo minacciarli, possiamo ingaggiarli, poi anche semplicemente buttarli indietro con la W.